da marzo 2016 ad oggi siamo passati da una percentuale di raccolta differenziata che si aggirava intorno al 27-30% ad un 69%. Se non siamo il primo comune della Toscana Sud, siamo tra i primissimi comuni ad avere questa alta percentuale. Questo è grazie alla sfida che ha lanciato l'amministrazione, ma sicuramente alla collaborazione dei cittadini. Nonostante questo, ci sono un piccolo numero di cittadini che ancora non si attengono alle regole e per questo abbiamo dovuto attivare queste due azioni. Fototrappole di ispettori ambientali in azione, così il comune di Civitella in Val di Chiana ha deciso di combattere l'abbandono selvaggio di rifiuti. Questi sono due strumenti che davvero aiutano a migliorare il decoro e a far capire ai cittadini quali sono invece i corretti comportamenti a cui devono attenersi per effettuare questo nuovo sistema di raccolta. 4 in tutto le fototrappole installate in tutto il territorio comunale che di volta in volta vengono posizionate in prossimità delle postazioni più critiche. Nel 2017, in un periodo sperimentale, abbiamo fatto circa 30-40 accertamenti, quindi posizionamento di fototrappole nel territorio, e dal quale è scaturito 6 verbali di accertamento. Nell'anno 2018 i verbali sono stati 4 fino a questo momento, sono stati visionati circa 1500 foto e circa 500 video, questi che ci permettono di individuare i responsabili di queste attività non perfettamente corrette nel conferimento dei rifiuti. L'amministrazione comunale ha infine attivato il nuovo servizio di ispezione ambientale. Gli ispettori, una volta accertato un conferimento non legittimo, aprono i sacchetti dei rifiuti, controllano che all'interno non ci si riscontri documenti e quant'altro che possa portare al responsabile della violazione, e dopo fanno dei rapporti alla Polizia Municipale che successivamente provvede a verbalizzare i comportamenti illegali.